Un saluto da Dottor Palmas. Se ti hanno detto che non puoi fare più i denti fissi su impianti dentali, probabilmente ti avranno proposto degli impianti speciali. Delle volte questi si chiamano impianti sottoperiostei, sottoperiostali, impianti basali, hanno diversi nomi. Si tratta di impianti dentali fatti su misura. Qua vedi l'RX di casi reali che abbiamo risolto con la mia equipe. Questo è il sistema denti fissi senza osso. In questo video ti spiego le cose che devi fare veramente. Attenzione, come la peste, se devi sottoporti a un caso di riabilitativo estremo come questo di impianti sottoperiostali. Ci sono delle cose che non ti diranno, ci sono le cose che non ti diranno che vengono omesse perché sono poi il vero tallone da di questo tipo di riabilitazione. Chi ha perduto completamente i denti, ha perduto anche l'osso, portato magari per tanti anni la dentiera, si ritrova in una situazione in cui l'osso nella mascella superiore o in mandibola non c'è più. Quello che veramente acquista il paziente quando fa questo genere di intervento non è l'impianto sottoperiostale, che è quella che chiamano griglia oppure impianto basale. Ma si tratta proprio di denti, denti fissi. Quindi quello a cui devi fare attenzione è come vengono fatti i denti fissi. Ed è una cosa di cui non ti vorrà parlare nessuno. Quindi fai molta attenzione se ti stai orientando a questo tipo di chirurgia, farti spiegare bene come vengono fatti i denti fissi che vanno poi montati sopra a questo speciale tipo di impianto. Perché non tutti sanno fare questi tipi di riabilitazioni dal punto di vista chirurgico, è un intervento maxillofaciale. E servono mani esperte non solo lato chirurgico, ma soprattutto poi dal punto di vista della protesi, i denti, la simulazione dei denti. Ti ricordo che quello che il paziente acquista sono questi i denti. Questo è solo un mock-up in plastica, che è una simulazione che viene utilizzata per andare poi a creare i denti definitivi. Innanzitutto esistono due tipi di protesi: esistono quelle cementate e quelle avvitate. Io ho fatto una ricerca qua su Google, la puoi fare anche tu, scrivi denti fissi senza osso, impianti sottoperiostali e apri tutte le pagine di chi promuove questo tipo di intervento. Sappi che esistono diversi tipi di questi interventi, questo è come risulta essere l'impianto. I denti devono essere avvitati, non tutti li fanno avvitati, ma cosa ancora più importante, dopo che si fa l'impianto dentale è importante, fondamentale andare a cambiare i denti definitivi con dei denti o meglio, i denti provvisori con dei denti definitivi. Infatti, subito dopo l'intervento, questi sono gli impianti che vengono messi sopra all'osso, che è completamente atrofico, vengono fissati con delle viti. Fai attenzione, ci sono cliniche che non li avvitano, ma te li mettono a incastro. Questi creano dei grossi problemi, creano dei decubiti sull'osso, l'osso si liquefa, si riassorbe laddove è in compressione e non regge più l'impianto. La corretta esecuzione è senza la tecnica press fit, ma con la tecnica appunto di impianti avvitati. Nessuno sul loro sito ti parla di come vengono fatti poi i denti. Molti si soffermano nel farti vedere il grafico 3D di questi impianti, chissà quanti ne hanno fatti, forse pochi, e nessuno ti va a spiegare quello che invece è più importante conoscere. I denti devono essere provvisori subito dopo la chirurgia. Dopo 6 mesi quelli vanno cambiati con delle protesi definitive. Nessuno nel preventivo, prima di tutto, ti mette la protesi definitiva. Forse qualcuno c'è, noi siamo tra quelli. Nessuno ti dice se la protesi che va a essere inserita sull'impianto è una protesi avvitata o cementata. Ti cerco su Google impianti basali sottoperiostei, apro delle immagini per farti vedere alcune di queste protesi. Per esempio, se dalla gengiva
come vedi in questa foto, escono fuori dei perni come questi, significa che la protesi che ti faranno è incollata sopra l'impianto sottoperiosteo. E questo è un tipo di impianto che non può avere la protesi incollata, cementata, perché la gengiva si infiamma e vai dopo un anno a perdere l'impianto. Quella che vedi qua è una radiografia con dei perni lunghi dove si andrà poi a incollare la protesi, quindi fatti mandare radiografie di casi reali realizzati e chiedi se i denti che poi ti metteranno sono avvitati o incollati. Qua vedi sia nella parte superiore che inferiore una protesi, o meglio una protesi degli impianti con dei pilastri da incollaggio, da cementazione. Un paziente queste cose non le sa, lo prendono in giro perché poi si ritroverà a dover rimettere tutti i denti dopo un anno e anche l'impianto. Stessa cosa qua, come vedi, qua vedi tre impianti sottoperiostali in tre pezzi, anche questi sopra montano dei denti incollati. Fai molta attenzione perché c'è molta confusione in giro, il paziente non sa. Questo invece è un impianto dentale corretto. Come vedi qua ci sono le foto, nella foto dei fori di avvitamento dove verrà avvitata correttamente la protesi, ma fai attenzione che nel preventivo ti inseriscano anche la protesi avvitata. Questo invece è un impianto dentale che vedi qua, qua sono su Wikipedia. Dove verrà montata sopra una dentiera, addirittura una dentiera in plastica. Quando vedi questa barra così, significa che sopra ci devono mettere la dentiera. Come avrai capito da questo video, quello che importa non è solo il tipo di impianto, ma è anche come questo viene ancorato sull'osso. Evita come la peste gli impianti sottoperiostei che non hanno le viti, come per esempio questo. Questo non è un impianto che verrà avvitato, non vedi nessuna vite. Evita come la peste gli impianti sottoperiostali con sopra queste barre sui quali poi si va a incastrare la dentiera. Evita come la peste impianti sottoperiostali che non abbiano i denti avvitati. Ok? Noi abbiamo grande esperienza in questo settore, sappiamo quali sono gli impianti sottoperiostei che vanno bene, quali sono quelli che falliscono. Impianti con protesi sopra cementata o addirittura neanche vi viene preventivata poi la protesi definitiva, che è quella che poi col quale dovrete masticare. Fate attenzione, no bueno, molto male, perché poi si vanno a perdere gli impianti. L'impianto corretto sottoperiostale, come vedi qua, ed è un impianto fatto con delle viti maxillofaciali da chirurgia maxillofaciale che viene bloccato sull'osso basale e deve avere questi piattelli di avvitamento, okay, dove la protesi viene poi avvitata. Il punto dolente è non deve invece avere questi pilastri che escono fuori dritti col quale viene incollata, per il motivo che la protesi cementata crea poi dei grossi problemi a livello di gengive. E il tallone d'Achille di questa chirurgia, la parte delicata, pericolosa, è quando si infiammano le gengive. Se noi mettiamo delle protesi incollate sopra, quelle si infiammano. C'ho un suggerimento da darti: se stai scegliendo a chi affidarti, chiedi, fai una sola domanda. Mandami radiografie e fotografie di pazienti terminati che hanno messo già i denti definitivi. Voglio vedere se quelli sono pazienti con impianti, come vedi qua a foto, con i pilastri da incollaggio, oppure se sono pazienti che hanno i multi-unit abutment, che sono i piattelli di avvitamento delle protesi. E chiedi in che materiale sono fatte le protesi, perché molti ti promuoveranno i denti in plastica o PMMA, che sono materiali quelli che non sono duraturi nel tempo. Devono esserci delle barre in titanio interne alle protesi che reggono i denti possono essere in composito oppure possono essere fatti in zirconio, questa è la nostra linea superior, che vengono poi avvitati dopo che i tessuti sono guariti sull'impianto sottoperiostale. Questa è la cosa veramente che devi sapere se devi fare degli impianti sottoperiostei, perché hai un problema di assenza completa di osso e quindi devi mettere impianti basali sottoperiostei. Devi soffermarti un attimo su che tecnica viene utilizzata. Se vengono poi i denti avvitati o incollati, evita come la peste quelli incollati o cementati, preferisci sempre arcate avvitate. Evita come la peste coloro che ti propongono dei denti provvisori poi da ribasare, perché quelli non sono denti definitivi.
ti causeranno anche problemi a livello strutturale sull'impianto dentale e evita come la peste impianti basali sottoperiostei che non hanno le viti di ancoraggio all'osso, come ti ho fatto vedere qua in foto. Se mancano le viti, ok, nei casi che ti fanno vedere, fa attenzione perché quelli non sono impianti sottoperiostei che dureranno a lungo. Vai su YouTube, cerca impianti sottoperiostei Dottor Palmas, guarda i video che tanti video che ho pubblicato. Questi sono per esempio degli impianti sottoperiostei che facciamo noi con la nostra equipe. Ti faccio un saluto, spero di averti aiutato. Fa attenzione perché, ripeto, c'è molta disinformazione in giro. Pochi sanno fare questa chirurgia in maniera corretta. Ok, noi abbiamo all'attivo centinaia di casi risolti e in pochi sanno fare poi la protesi definitiva correttamente. Perché? Perché nel tuo paese questa protesi definitiva fatta bene costa un occhio della testa. Quindi fa attenzione perché ti costerà molto di più mettere una protesi scadente sopra degli impianti dentali sottoperiostei apparentemente economici, ma ti starei sottoponendo a una chirurgia del tutto fallimentare causata poi dalla protesi cementata, incollata o addirittura una protesi che non è una protesi definitiva. Quelli che ti ho fatto vedere qua sono dei casi reali, risolti. Qua vedi per esempio in questa radiografia tutta questa parte grigia che c'è tra l'impianto, vedi questa è la vite dell'impianto dentale, qua sono i denti che sono correttamente nel display del sorriso, i denti appaiono tra le due labbra, perché abbiamo dovuto simulare tutta la gengiva e l'osso, che è questa parte grigia che sta tra i denti e questa vite. Fare una protesi di questo tipo col titanio, lo zirconio, nel tuo paese potrebbe venire a costare solo la protesi più di 10-15 mila euro. Per questo i nostri pazienti vanno poi all'estero a fare queste protesi perché costa veramente tanto fare queste protesi, ma sono la parte più importante. L'impianto dentale in sé non è complesso da fare, da avvitare sull'osso, che l'intervento poi ne parlerò in altro video come funziona. La parte complessa è la protesi. Fai attenzione perché, ripeto, non tutti hanno la protesi definitiva nel preventivo che ti propongono. Molti la omettono, omettono addirittura il tipo di materiali, molti usano la resina, materiale obsoleto che noi non usiamo più da anni, e in pochi ti diranno che devi rispendere soldi per i denti definitivi. Questi sono dei denti in composito, correttamente disposti nel display del sorriso. E queste sono le radiografie di questi impianti sottoperiostali che sono ancorati spesso a degli impianti convenzionali. Un saluto da Dottor Palmas, questo era il nostro sistema denti fissi senza osso. Fai attenzione quindi prima di sottoporti a una chirurgia maxillofacciale se ti stanno mettendo un impianto basale avvitato o con la tecnica press fit. Fai attenzione, la tecnica press fit no bueno. È una tecnica che poi si mobilita e crea grossi fastidi e disagi anche al paziente, soprattutto in mandibola. Gli impianti sottoperiostei devono essere avvitati, ma soprattutto devi avere già nel preventivo la protesi definitiva. Se quella non c'è, che costa troppo, meglio non farlo l'intervento, sono soldi buttati. Ciao!